La depressione alta ti fanno diventare questi qua, non la pressione, la depressione alta. Questo è un paese di due pesi e due misure, se lo fa la sinistra va bene, se lo fanno a destra invece non va bene. È una roba veramente assurda, è la guerra dei cretini e siamo comandati da cretini. Intanto gli studenti cominciano a farsi qualche domanda anche loro e molti di loro appunto hanno capito che questo Green Pass non serve a una mazza, lo vedremo adesso, per buona pace di destra e sinistra al governo, i tonti appunto, e infatti gli studenti con grande soddisfazione cominciano anche a organizzarsi, a fare qualche assemblea pubblica, leggete il Corriere della Sera, strano ma vero che riportino questa notizia, stanno diventando sempre di più gli studenti appunto che non sono d'accordo con questo Green Pass, che veramente non lo possono vedere né quelli vaccinati né quelli non vaccinati perché non ha senso. Nel frattempo però quel guerrafondaio di Obama, che nella sua gestione ha fatto più guerre lui che in Vietnam, però lui è nero quindi è tutto ok, se no se esprimi delle critiche sei un razzista, festeggia il compleanno con centinaia di persone senza mascherina. Leggete il New York Post e guardate questo breve video. Libertà, libertà, mentre qui in Italia, che è il paese dei caga sotto per eccellenza, il paese dei furbi, il tontolone di Enrico Letta, carismatico come un sasso sottoterra, ha detto che alle feste dell'unità non ci vuole Green Pass perché, secondo appunto il genio, puntualizzando le ultime parole del Viminale, dove si dice che adesso per le sagre non vale il Green Pass, quindi la festa dell'unità dove suonano i tuoi grandi artisti, quelli contro il sistema, quelli che però seguono le regole come i polli, bene, anche loro suonano alla sagra perché la festa dell'unità è una sagra. Sarà contento anche il tonto alternativo che denigra me perché suono invece a volte anche alle sagre. Che importa se poi a Senigallia, dove avrei dovuto suonare il 17 agosto, la giunta mi chiama per fare un concerto, ma poi siccome qualche tonto all'opposizione si mette di traverso per motivi sempre comunque ideologici di un partito democratico che continua a prendere per il culo gli elettori, però a loro piace, probabilmente questi usano un lubrificante ottimo, non si capisce perché, allora per accontentare questi tonti all'opposizione mi chiedono di firmare un foglio in cui richiedo io come artista ospite in suolo pubblico. Cioè, così se succede qualcosa, qualunque cosa, dalle transenne alla sicurezza, alla scoppia un generatore, c'è una rissa, muore qualcuno, casca una meteorite, arrivano i marziani o parte un eventuale focolaio, ovviamente la colpa ricade su di me. Questo è screditante, è umiliante veramente per un artista, è una roba che ti fa venire veramente la depressione alta. E allora io sono per la libertà di scelta, quindi siccome sono contro il Green Pass che non serve a niente, ma non serve a niente neanche per i vaccinati, e il PD alla festa dell'unità invece lo ha tolto, perché però loro non se non sei della loro parrocchia, allora tutto quello che fai tu, anche se lo fanno loro, non va bene. Allora, destra e sinistra sono due facce della stessa medaglia e infatti ho annullato il concerto. Questo è il tuo paese, è il paese dei caga sotto, di quelli che si parano il culo, di quelli che io non sono stato, io non c'entro niente, di quelli che ti governano a chiacchiere e di quelli che con me non avranno mai niente a che fare, perché la libertà deve essere universale. Il prezzo vale quanto lo paghi, il valore non ha prezzo, diciamolo agli stupidi di sinistra e agli stupidi di destra, perché qua di stupidismo ideologico e politico e gestionale si parla. Ascolta e diffondi il brano che ho appena pubblicato, 50.000 visualizzazioni in un giorno e mezzo, meno male, grazie, vuol dire che qualcuno con la testa c'è, si chiama Liberi di Scegliere, guardate anche i commenti su YouTube sotto il video, sono praticamente il 97-98% tutti positivi. Se hai un lavoro sostieni la musica libera e di denuncia, acquista i dischi in perfetto e nuovo controordine mondiale, 25 euro, 32 brani, sì, cerco di avvicinare le persone anche alla mia musica perché è l'unico modo che ho per farlo e questo social mi aiuta a farlo, va bene, non c'è niente di male. E per avermi in concerto privato a rimborso spese porto io l'impianto, l'impianto, chiamami o scrivimi qui, ciao. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, libertà. Liberi di scegliere, liberi, liberi.